Buonasera, ben ritrovati. Sono cominciate le semifinali della Louis Vuitton Cup con Luna Rossa contro American Magic 2-0, belle regate, vero match race, combattute fino all'ultimo, e Ineos 2-0 contro Alinghi, due regate sostanzialmente diverse, la prima combattuta per un po', la seconda invece viziata da un problema della barca svizzera prima della partenza, e quindi regata senza storia. Per raccontare e commentare soprattutto quello che è successo oggi, questa sera c'è il nostro amico e collega soprattutto Gianluca Pasini. Ciao Gianluca. Ciao a tutti. Allora, beh, oggi diciamo sicuramente le regate di Luna Rossa sono state molto divertenti. Assolutamente, anche perché in entrambe Luna Rossa si è trovata a recuperare, lo ha fatto in maniera abbastanza netta, non ha stravinto come era capitato durante il round robin, ma qui è cambiato il gioco, qui conta solo mettere assieme i primi 5 punti e chiudere più in fretta possibile la pratica semifinale, quindi come arrivano i punti ha tutto sommato un valore veramente relativo. Però insomma, diciamo, qualche perplessità soprattutto sulle partenze di Luna Rossa sicuramente la teniamo in tasca, ecco. Poi la barca ha dimostrato di essere veloce, l'equipaggio preparato, nonostante, come ha detto a un certo punto, che Cobruni avevano dei problemi nella lettura degli strumenti, e come dire, partire così, pensando che la finale del Louis Vuitton Cup sia contro Ineos, non vuol dire poter superare Ineos, se vogliamo guardare verso il futuro. Sì, ma ogni serie secondo me ha una vita propria. Anche nel 2021 Ineos era, dopo il round robin, la stragrande favorita, aveva saltato il turno preliminare, quindi andava direttamente avanti, eppure la finale praticamente non ha avuto storia. Credo che bisogna vedere, sicuramente dopo le due sconfitte con Ineos qualcosa che non funziona al meglio c'è. La prima partenza di oggi secondo me non è stata azzeccata, e la prima virata anche lì c'è stato qualcosa che non ha funzionato, quindi sicuramente non abbiamo visto Luna Rossa al top delle prestazioni, ma quando non sei al top commetti indubitabilmente degli errori e ti trovi 2-0 nella semifinale, secondo me va bene, cioè fa parte del gioco. Chiaro che non deve calare la tensione. Sicuramente, diciamo, io ho interpretato come un po' di tensione dopo le sconfitte, perché alla fine il round robin per Luna Rossa è finita con una serie di sconfitte, il problema all'arm. Sicuramente la prima partenza c'era un po' di elettricità a bordo, non nel senso di rapporti all'interno del team, ma c'è tensione. Queste barche si è visto oggi anche con Alinghi, non era la prima volta che gli capitava, sono estremamente fragili, hanno sempre piccoli problemi. Oggi hanno fatto inquadrature molto strette delle regate. Secondo me avevano un problema di segnalazione dei boundary, perché nelle riprese si vedeva spesso i boundary che si muoveva, le barche che lo oltrepassavano e non venivano penalizzate. Quindi questo sistema evidentemente non è ancora perfettamente oliato. Loro l'hanno usato, ricordiamo, solo dalla fine di agosto, perché è stato consegnato di fatto per la fine di agosto. È chiaro che probabilmente avrebbe bisogno di forse più pratica, non ho idea che problemi ci sono stati, però capita spesso che queste barche abbiano piccoli problemi, e quindi anche questo è un punto di vantaggio quando riesce a portare a casa la regata.
Un'altra domanda che mi sono posto, che un po' circola, ma se ci fosse un po' di, come dire, sandbagging da parte di Luna Rossa, insomma, non mostrare tutte le qualità della barca, pensi che sia possibile? Cioè, oggi comunque alla fine hanno fatto un po' quello che hanno voluto. Questo da un lato è positivo e dall'altro ti fa pensare al perché. Io non so se ci sono del non sicuramente non avranno ancora mostrato tutto, perché comunque ricordiamoci, l'obiettivo per il team che costruisce una barca di Coppa America è la Coppa America, quindi essere pronti il 12 ottobre. Quindi al 12 ottobre manca veramente tanto, considerando su cosa si può intervenire. Credo che ci fosse un po' di ruggine sicuramente in Luna Rossa, e quando poi è tornato in vantaggio, perché in sostanza la rimonta, almeno nella prima regata, avviene in maniera abbastanza rapida in un lato, dopo secondo me ha guardato solo a controllare, non a fare dimostrazione di forza. Non credo che a Luna Rossa in questo momento voglia stravincere, gli basta portare a casa il punto. Ma sì, che comunque è la storia della Coppa America, cioè, se pensiamo a quello che è successo nel 2013, ma con la storia della Coppa America, secondo me, dall'inizio, l'altra sera riguardavo la regata tra Liberty 1983 e Australia 2, una passata alla storia come la regata leggendaria, come la vittoria del primo challenger che batteva il defender. Poi vai a rivedere, Dennis Conner in quella regata è stato spesso in vantaggio, era a lungo in vantaggio anche alla fine della regata, poi una mancata copertura, un salto di vento, quello che è, e Liberty si trova, e Astrale 2 si trova a riscrivere la storia della Coppa America, ma quasi, non voglio dire per caso, però quell'ultima regata l'avesse vinta Dennis Conner, non ci sarebbe stato niente da dire. Cioè, esatto, non avrebbe rischiato di perdere la testa come il primo skipper americano che perdeva la Coppa dopo 132 anni. Certo. Veniamo all'altra semifinale. Beh, vedere Ineos dietro ad Alinghi nella prima regata, come dire, ci ha fatto un po' anche sorridere. Avete scelto quelli che pensavate i più sfigati e eccovi qua che vi servono questo bel servizio. Poi dopo, evidentemente, diciamo, soprattutto la preparazione degli equipaggi e il fatto di avere un'altra Coppa America già alle spalle viene fuori, perché c'è poco da fare. Questo è fondamentale e questo è importante. L'hai detto più volte, queste barche sono molto complicate, non si può improvvisare niente. Alinghi forse non ha la barca più veloce e comunque è una barca che presenta spesso delle problematiche, e anche oggi lo ha dimostrato, ottima partenza. Poi l'impressione che si è avuta è che quando Ineos spinge, soprattutto con venti portanti, riesce a fare una bella velocità. Ecco, Ineos secondo me, al contrario di Luna Rossa, ha dato una prova di forza. È chiaro che la seconda, quando parti con una l'avversario con una penalità, dopo il gioco è un po' finito, però Ineos ha dato una bella prova di forza. Direi che dalla regata con Luna Rossa ha cambiato un po' marcia. Bisogna vedere se riesce a consolidare questo stato di forma e riesce a portarlo poi anche in finale. E bisogna vedere anche che progressi farà Luna Rossa, perché la cosa che colpisce di Ineos è la grande profondità della discesa nel lato di poppa. In questo sembra veramente nettamente superiore a tutti. Molto veloce, sicuramente in poppa
ha fatto un recupero veramente pazzesco, cioè considerando quanto ha recuperato e il distacco che aveva alla chiusura del secondo lato, cioè veramente impressionante. Quindi Ineos sicuramente e lo sta facendo con tu, perché la prima volta l'ha fatto con i famosi 15-17 nodi di quella regata in cui batté Luna Rossa. Adesso lo Certo, sta facendo con oggi. qualunque situazione metti. Esatto, l'intensità del vento era notevolmente più bassa e anche la vittoria nello spareggio con Luna Rossa è arrivata in una situazione di vento, condizioni di vento sicuramente non forte. Quindi lo sta facendo praticamente in tutte le andature. Questo è una bella prova di forza. E ovviamente sa Luna Rossa che se riesce a battere gli americani avrà un compito complicato. Arrivare in finale. Certo, però comunque sicuramente è più allenante regatare contro questi americani che ti mettono in difficoltà che contro Alinghi. Possiamo sperare che questo serva. Questo sì. Gianluca, no, finisci? No, niente. Questo è stato la costante delle ultime coppe, che c'è una squadra che vince, poi una squadra che non stravince sempre, ma che fa progressi costanti a ogni turno. Questo è il quanto. Bene, Gianluca, grazie mille. Ci rivediamo, penso, tra un paio di giorni. Magari sarà il giorno decisivo se domani ancora i risultati sono quelli di oggi. Grazie e buona serata. Ciao a tutti.